Intorno al 1200 a.C., i Dori, un popolo guerriero che proveniva dal nord Europa, occupò i territori dei Micenei, distruggendo molte città-fortezze. I Dori vivevano di pastorizia e di caccia, ed erano molto abili nella lavorazione del ferro, che utilizzavano per costruire armi. Gli abitanti di quei territori furono costretti a lasciare le città. Una parte si rifugiò nei villaggi, altri abbandonarono la Grecia, e si stabilirono sulle coste dell'Asia Minore. I commerci diminuirono, l'uso della scrittura scomparve, e coloro che erano rimasti divennero sempre più poveri. Questo periodo di decadenza economica e culturale fu chiamato dagli storici età buia, e durò circa 400 anni. L'età buia finì attorno all'800 a.C., quando in Grecia ricomparve la scrittura e le popolazioni sconfitte impararono a convivere con i Dori, diventando un unico popolo. Parlavano la stessa lingua, praticavano la stessa religione e insieme diedero vita a una nuova e fiorente civiltà, quella dei Greci. Le condizioni di vita migliorarono e ripresero i commerci. Nacquero città-stato indipendenti, chiamate polis, caratterizzate da forme di governo diverse. Le polis greche combatterono guerre sanguinose, alcune contro popoli invasori come i persiani, dal 490 a.C. al 479 a.C., altre tra di loro, come la lunga guerra del Peloponneso, dal 431 al 404 a.C. La civiltà greca durò per molti secoli, finché, nel 338 a.C., la Grecia venne occupata dai Macedoni, un popolo che viveva a nord della Grecia. Con la fine dell'età buia, in Grecia cominciò un periodo di grande sviluppo economico. Il territorio della Grecia era prevalentemente collinare e montuoso. Venivano coltivati soprattutto la vite e l'ulivo, da cui si ricavavano abbondanti quantità di olio e vino. L'olio d'oliva aveva molteplici usi nell'antichità. Oltre che per l'alimentazione, era alla base di molti prodotti di bellezza e serviva anche per l'illuminazione delle case. Le lucerne a olio, infatti, avevano ormai sostituito le semplici torce di legno. I greci allevavano pecore, capre e suini, che fornivano carne, latte, formaggio, lana e pellame. Dall'allevamento delle api ricavavano cera e miele, utilizzato per dolcificare gli alimenti. La popolazione che viveva lungo le coste si dedicava alla pesca e alla produzione del sale, per la conservazione del cibo. Gli artigiani greci perfezionarono la lavorazione del legno e dei metalli, in particolare quella del ferro, che impararono a ricavare dai minerali ferrosi, e a temprare, per renderlo più duro e resistente. Con il ferro fabbricavano armi, inventarono le forbici, l'incudine e le tenaglie. Si specializzarono nella fabbricazione di ceramiche, come anfore, coppe, piatti, splendidamente decorati con scene di vita quotidiana, battaglie o giochi sportivi. L'attività principale dei greci era il commercio. I mercanti si spinsero in tutto il Mar Mediterraneo. Esportavano l'olio, il vino e i manufatti realizzati dagli artigiani. Importavano prodotti alimentari, soprattutto il grano, e alcuni materiali preziosi, come i metalli, l'avorio e l'ambra, che non erano presenti nel loro territorio. Anche gli schiavi erano venduti e acquistati come merci. Per facilitare gli scambi, i greci utilizzavano le monete, il cui valore dipendeva dalla quantità di metallo prezioso che contenevano. Ogni città aveva la propria moneta, sopra la quale veniva incisa un'immagine rappresentativa. L'abitante della polis è il cittadino. Erano considerati cittadini solo gli uomini liberi che appartenevano a una famiglia originaria della città. Per la prima volta nella storia, essere cittadini non significava solamente vivere all'interno di una città, ma implicava avere dei diritti e rispettare dei doveri. Il cittadino poteva votare ed essere eletto alle cariche pubbliche come magistrato. Aveva il dovere di pagare le tasse e di difendere la propria città in battaglia. I cittadini però non erano tutti uguali. Gli aristocratici, in greco aristoi, erano i grandi proprietari di terre e di bestiame. Potevano aspirare alle magistrature più importanti.
Tutti gli altri, cioè i piccoli proprietari terrieri, i commercianti e gli artigiani, costituivano il popolo, in greco demos. Le polis all'inizio erano delle monarchie, poiché erano governate da un re, definito il monarca. Questa parola deriva da monos, unico, solo, e arché, comando. Significa, quindi, comando di un'unica persona. Con il trascorrere del tempo il potere passò nelle mani di un gruppo ristretto di persone, gli aristocratici. Nacquero così le oligarchie, che significa potere di pochi. Il popolo poteva esprimere il proprio parere durante le assemblee, ma era escluso dalle decisioni più importanti e dalle magistrature. Le donne e gli schiavi non potevano partecipare in alcun modo alla vita politica della città. Attorno al 700 avanti Cristo, un'altra forza andò ad aggiungersi agli aristocratici, gli opliti, ovvero i soldati dell'esercito cittadino, indispensabili per difendere la polis dai nemici. Con il passare del tempo, in alcune città, i cittadini iniziarono a poter partecipare alla vita politica prendendo decisioni sull'economia, sull'esercito e sulla cultura. Nacquero così le prime forme di democrazia, basate su alcuni principi fondamentali. Primo. Tutti i cittadini erano uguali, avevano cioè gli stessi diritti e gli stessi doveri. Secondo. I cittadini si riunivano in un'assemblea popolare dove si votavano le leggi, e si eleggevano, per un breve periodo di tempo, di solito un anno, i magistrati. I magistrati avevano il compito di amministrare la giustizia, comandare l'esercito, stabilire il calendario delle feste religiose, prendere decisioni sulla pace, sulla guerra, e su quali alleanze stringere con le altre città. Terzo. Il popolo era il giudice supremo, ma incaricava i magistrati di amministrare la giustizia nei tribunali, intervenendo direttamente solo nelle questioni più importanti. Quarto. L'assemblea si riuniva una o più volte al mese e prendeva decisioni basandosi sul principio di maggioranza. La scelta che raccoglieva più voti veniva accettata anche dalla minoranza che non era d'accordo. Le votazioni avvenivano per alzata di mano o mettendo una pietra in un'urna. Le città-stato greche presentavano una struttura interna simile, distinta in quattro parti. L'acropoli, o città alta, situata su un'altura. Qui sorgevano i templi e gli edifici pubblici più importanti. L'asti, la parte bassa, dove si trovavano le abitazioni del popolo e le botteghe artigiane. L'agorà, la piazza principale, dove si tenevano le assemblee dei cittadini e si svolgeva il mercato. La cora, che comprendeva i villaggi e le campagne fuori delle mura. Le città erano spesso dotate di un porto, fondamentale per i commerci e per le spedizioni di guerra. Di un teatro. Ed erano circondate da mura a difesa dei nemici. Le case greche erano basse e si sviluppavano attorno a un cortile interno, dove c'erano un altare per i sacrifici e un pozzo. Nella sala, denominata Androceo, gli uomini ricevevano gli amici e gli ospiti. Le donne e i bambini abitavano nel Gineceo. La sala da bagno aveva una vasca e un vaso come servizio igienico. La cucina. Le due polis più importanti della Grecia furono Sparta e Atene. Nel X secolo avanti Cristo, un gruppo di dori si era insediato in Laconia, una regione del Peloponneso, e aveva fondato la città di Sparta. Sorgeva ai piedi del monte Taigeto, presso il fiume Eurota, lontano dal mare. Dopo lunghe guerre, gli Spartani conquistarono anche la regione della Messenia, ricca di terre coltivabili, che garantivano cibo in abbondanza. Gli Spartani furono una popolazione chiusa e diffidente nei confronti degli stranieri e delle popolazioni che li circondavano. Disponevano di un esercito sempre pronto a mobilitarsi per la guerra.
Sparta era governata da un'oligarchia militare e la popolazione era suddivisa in tre gruppi. Al vertice c'erano gli Spartiati, discendenti dei Dori, che costituivano la minoranza della popolazione e godevano dei diritti politici, cioè potevano votare ed essere eletti come magistrati. Erano anche gli unici a possedere delle terre, che facevano coltivare dagli Iloti. Si dedicavano solo all'attività politica e all'addestramento militare. I Perieci erano soprattutto artigiani e commercianti, e per questo erano gli unici ad avere contatti con gli altri popoli. Erano esclusi da ogni diritto politico, ma avevano l'obbligo di combattere accanto agli Spartiati in caso di guerra. Gli Iloti erano gli schiavi, non avevano alcun diritto, e perciò erano obbligati a lavorare le terre degli Spartiati. Le loro condizioni di vita erano molto dure. Le donne spartane godevano di alcune libertà che molte altre donne greche non avevano. Assumevano il ruolo di capofamiglia quando i mariti erano in guerra e potevano possedere terre. Poiché dovevano partorire figli sani e robusti, praticavano sport e danza. A Sparta governavano due re, che svolgevano le funzioni religiose e comandavano l'esercito. Il loro potere non era assoluto, ma limitato dai magistrati. Tra questi c'erano gli efori, cinque magistrati che avevano i seguenti tre compiti. Controllare che le leggi venissero rispettate dai cittadini. Amministrare la giustizia. Sorvegliare l'operato dei re. La gerusia era un consiglio di 28 anziani con almeno 60 anni d'età, che stabiliva le leggi e curava i rapporti con le altre polis. La pella era l'assemblea di tutti gli spartiati con almeno 30 anni d'età. Si riuniva una volta al mese. Eleggeva gli efori e i membri della gerusia e approvava o respingeva le loro proposte. L'educazione militare degli Spartiati, chiamata agoghe, era molto rigida. A 7 anni i bambini, di costituzione sana e robusta, venivano tolti alle famiglie ed educati in comunità. L'addestramento era molto duro e prevedeva esercitazioni militari e atletiche, la caccia, l'adattamento alla fatica, al caldo e al freddo estremi. A 19 anni i ragazzi potevano andare in guerra e a 30 potevano partecipare alla pella. L'obbligo di continuare l'addestramento militare durava fino ai 60 anni. La polis di Atene fu fondata dagli Achei nel 1500 a.C. Si trovava nella regione dell'Attica, una zona molto fertile della Grecia, e sorgeva non lontano dalla costa, dove disponeva di un grande porto naturale, il Pireo, che favorì lo sviluppo del commercio marittimo e delle comunicazioni. Il territorio era ricco di miniere e cave, dalle quali si estraevano argento, piombo, pietra e marmo. Tutti questi aspetti, insieme al fatto che l'Attica non aveva subito grandi distruzioni durante l'invasione dei Dori, favorirono lo sviluppo delle attività agricole, artigianali, commerciali e culturali di Atene. Inizialmente Atene, come altre città-stato della Grecia, era governata da un re. Successivamente il governo passò nelle mani di un gruppo ristretto di aristocratici. Divenne un'oligarchia, che durò fino alla fine del VII secolo a.C. La maggior parte delle terre appartenevano agli aristocratici. Spesso i contadini, per sopravvivere, erano costretti a cedere ai nobili la terra e a diventare loro schiavi. Il popolo iniziò a chiedere maggiori diritti, leggi migliori e la possibilità di partecipare alla vita politica della polis. Questo portò a grandi conflitti sociali, cioè contrasti tra i due gruppi che componevano la società, ovvero i nobili e il popolo. Le richieste del popolo si realizzarono grazie all'opera di due importanti legislatori, Solone e Clistene. Essi crearono le due assemblee che furono alla base del governo cittadino, l'Ecclesia e la Bule. Per poter votare non serviva più possedere ricchezze e terreni, ma era richiesto essere uomini di almeno 20 anni, essere figli di ateniesi e aver completato l'addestramento militare. Nacque così la democrazia ateniese. Nella polis di Atene e nell'Attica, tutti i cittadini avevano gli stessi diritti e partecipavano attivamente alla vita politica attraverso due assemblee.
L'Ecclesia era l'assemblea popolare. Ad essa potevano partecipare tutti. Ciascuno aveva libertà di parola e poteva suggerire proposte. Si riuniva 4 volte al mese per discutere i problemi della città, votava le leggi, prendeva decisioni di pace e di guerra e sceglieva i magistrati. La bulla era un consiglio di 500 cittadini estratti a sorte, che proponeva le leggi all'Ecclesia e che, una volta approvate, controllava che venissero applicate. 9 arconti, cioè magistrati, governavano la città, ciascuno con un compito specifico. Venivano eletti per un anno e non potevano essere rieletti. Infine c'erano 10 strateghi, cioè i comandanti dell'esercito e della flotta. In momenti di particolare difficoltà, l'Ecclesia poteva nominare un tiranno, le cui decisioni non potevano essere messe in discussione. Terminato il suo compito, il popolo poteva togliergli l'incarico o rieleggerlo nuovamente. Alla base dell'educazione ateniese c'era la partecipazione attiva alla vita della polis. L'istruzione, per i bambini maschi, cominciava a partire dai 6 anni, sotto la guida di un insegnante privato. Dopo i 15 anni proseguivano gli studi solo i figli delle famiglie più ricche. La scuola militare, detta Efebia, raccoglieva i ragazzi fino ai 18 anni. Qui essi venivano preparati all'uso delle armi, ma ricevevano anche un'educazione letteraria e musicale. Intorno ai 20 anni i ragazzi diventavano cittadini, cominciavano a prendere parte alle assemblee e potevano dedicarsi anche alla carriera politica. Durante l'età buia, in Grecia era scomparsa ogni forma di scrittura. Solo a partire dal 750 a.C. comparvero le prime fonti scritte in greco antico, da cui la lingua oggi utilizzata in Grecia. I greci adottarono l'alfabeto dei fenici, al quale aggiunsero le vocali, che in quello fenicio mancavano. Scrivevano su tavolette di legno ricoperte di cera e su cocci di ceramica. Grazie alla scrittura, sono arrivate fino a noi preziose opere di filosofia, storia, poesia e teatro, studiate e rappresentate ancora oggi. I pensatori greci come Socrate, Platone e Aristotele, attraverso il ragionamento e l'osservazione, e non più solamente attraverso i miti, cercarono di spiegare gli eventi del mondo, il significato della vita, l'origine dell'universo. Diedero così vita alla filosofia, che significa amore per il sapere. La filosofia, detto semplicemente, è una scienza che cerca i principi della vita umana. I mercanti e i marinai greci, durante la navigazione, utilizzarono le prime carte geografiche, realizzate tracciando i confini approssimativi dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia. I greci furono i primi a raccontare la loro storia e a ricercare notizie e testimonianze su quanto accadeva agli altri popoli. Erodoto è considerato il padre della storia e l'inventore del metodo della ricerca storica. Tucidide dedicò tutta la vita alla sua opera che racconta la guerra combattuta dai greci nel Peloponneso. Il greco Ippocrate è stato uno dei più grandi medici dell'antichità. Egli elaborò un celebre giuramento, che tuttora pronunciano i medici all'inizio della loro carriera professionale. Esso comprende i principi fondamentali ai quali il medico deve attenersi, come ad esempio rispettare il malato e avvicinarsi a lui solo con l'intento di guarirlo. Oltre a Ippocrate, è importante ricordare Galeno, che fu uno studioso che approfondì i modi per preparare i farmaci per curare le malattie del tempo. Gli studiosi Euclide, Pitagora e Talete hanno approfondito gli studi di matematica e hanno elaborato teoremi e formule di geometria che ancora oggi si insegnano nelle scuole. I greci applicarono le conoscenze geometriche nella costruzione di grandiosi templi. Gli studi sul corpo umano permisero agli scultori greci di realizzare statue dalle proporzioni perfette.
Alla fine del 700 a.C., per facilitare gli scambi dei prodotti tra le polis e i popoli che vivevano sulle coste del Mediterraneo, i greci iniziarono a produrre e a utilizzare le monete. Queste sostituirono le barre di metallo pregiato, poiché erano più pratiche e maneggevoli da usare. Su ciascuna moneta venivano impressi i simboli della città che l'aveva emessa, grazie a uno strumento metallico, chiamato conio. I greci erano politeisti. In tutte le polis erano adorate le stesse divinità. Gli dei erano simili agli esseri umani, sia nell'aspetto che nel carattere. Provavano simpatie, antipatie, sentimenti e spesso litigavano tra loro. Essi vivevano sul Monte Olimpo, il più alto di tutta la Grecia, ma partecipavano attivamente alla vita degli esseri umani. Influenzavano la loro vita in modo positivo o negativo. La religione si basava sui miti, che narravano le avventure e gli amori degli dei. Secondo la mitologia greca, dall'unione delle divinità con gli esseri umani nascevano gli eroi, individui dotati di forza e capacità straordinarie. Gli dei erano venerati nei santuari, luoghi sacri che potevano comprendere, oltre al tempio, anche un teatro e stadi per le gare sportive. Il tempio, dedicato al dio protettore della città, era un edificio di pietra o di marmo generalmente di forma rettangolare. Si ergeva su un basamento a gradoni e aveva una o più file di colonne tutte intorno. Nella stanza più interna, chiamata Naos, c'era la statua della divinità. Solo i sacerdoti vi potevano accedere, perciò i riti religiosi avvenivano all'esterno, nel recinto sacro. Al di sopra delle colonne della facciata principale si elevava il frontone triangolare, decorato con bassorilievi. Al di sotto, un sistema di architravi, cioè di travi orizzontali sostenute da colonne, garantiva la stabilità dell'edificio. Le principali divinità greche erano Zeus, padre di tutti gli dei, signore del tuono e del fulmine. Era moglie di Zeus, dea protettrice del matrimonio. Apollo, dio del sole e protettore delle arti, della musica e della scienza. Afrodite, nata dalle onde del mare, dea della bellezza e dell'amore. Poseidone e Ade, fratelli di Zeus, erano il dio del mare e il dio del regno dei morti. Atena, figlia di Zeus, dea della sapienza e della guerra, raffigurata con una tunica e spesso armata. Hermes, il veloce messaggero degli dei, dotato di ali ai piedi. I greci davano molta importanza allo sport e durante le feste religiose organizzavano gare e manifestazioni in onore degli dei. I greci erano convinti che, oltre alla cultura, ogni persona dovesse curare il corpo per renderlo sano e forte. I giochi sacri più importanti erano le Olimpiadi, celebrate ogni 4 anni nel santuario di Zeus a Olimpia, una località del Peloponneso. Ai giochi potevano partecipare solo i cittadini della Grecia, maschi, liberi e adulti, compresi gli abitanti delle colonie. Ne erano esclusi gli schiavi, gli stranieri e le donne. Le Olimpiadi duravano 5 giorni e gli atleti erano impegnati in varie discipline. Il salto, la corsa, il lancio del disco, del giavellotto, la lotta e il pugilato. I vincitori ricevevano in premio una corona di ramoscelli di olivo e la loro fama durava nel tempo. L'importanza di questi giochi era tale che ogni guerra veniva interrotta durante la manifestazione. La prima Olimpiade si svolse nel 776 a.C. Questa data venne utilizzata come punto di riferimento per misurare il tempo. Il primo anno della storia greca corrispondeva, infatti, alla prima Olimpiade. Nell'antica Grecia il teatro aveva un grande valore educativo e per questo tutti i cittadini potevano assistervi senza pagare. Le tragedie mettevano in scena miti e storie tristi e dolorose, mentre le commedie raccontavano episodi di vita quotidiana in modo divertente. Gli attori erano tutti uomini, poiché alle donne non era permesso recitare.
Indossavano maschere di terracotta che servivano per amplificare la voce e per caratterizzare il personaggio. Il coro era formato da un gruppo di attori che camminava, danzava e commentava ciò che avveniva sulla scena. Il gruppo teatrale al completo, attori, musicanti, costumisti, rumoristi, poteva superare il migliaio di persone. Il teatro sorgeva all'aperto, solitamente su una collina, e aveva forma semicircolare. Il pubblico sedeva sui gradoni, a diverse altezze per permettere a tutti di vedere lo spettacolo. Gli attori si esibivano sul proscenio. Alle loro spalle si trovava la scena, cioè lo sfondo della rappresentazione. La parte circolare, ai piedi delle gradinate, si chiamava orchestra. Qui danzava e si esibiva il coro, formato da 12 o 15 artisti. A partire dall'VIII secolo a.C., la popolazione delle città greche aumentò sempre più, e le risorse a disposizione non erano più sufficienti a sfamare tutti. Questo portò molti greci a emigrare, in cerca di altre terre in cui vivere. Dall'800 al 600 a.C., i greci fondarono molte colonie. A ovest, lungo le coste del Mar Mediterraneo, nell'Italia meridionale, in Sicilia, in Francia e in Spagna. A est sulle coste del Mar Nero e in Anatolia. Tra coloro che decidevano di partire, veniva scelto un capo spedizione, Lecista, il quale doveva, come prima cosa, recarsi al santuario di Apollo a Delfi per interrogare l'oracolo. Se gli dei acconsentivano, la madrepatria, cioè la città d'origine, avrebbe fornito una flotta e il necessario per la partenza. Le colonie greche, pur essendo indipendenti, mantenevano lingua, abitudini, religione e organizzazione politica della madrepatria. I coloni greci, talvolta, si scontravano con le popolazioni locali, ma col tempo i rapporti migliorarono e le genti del luogo accolsero le abitudini greche. Il fenomeno della colonizzazione permise ai greci di diffondere nel Mediterraneo non solo i loro prodotti, ma anche la loro lingua e la loro cultura. Nell'Italia meridionale e in Sicilia vennero fondate molte colonie greche, favorite dal clima mite, dalle coste ricche di porti naturali per l'approdo delle navi e dall'entroterra ricco di risorse. I greci coltivavano cereali e frutta, lavoravano ceramiche e realizzavano gioielli, che poi commerciavano in tutto il Mediterraneo. Nelle colonie vennero costruiti edifici simili a quelli greci, come piazze, templi e teatri. Col tempo le colonie divennero molto potenti e in alcuni casi persino più grandi e ricche di molte città greche. Per questo motivo i territori colonizzati furono chiamati Magna Grecia, cioè Grande Grecia. Le città più importanti fondate in Italia furono Napoli, Pestum, Cuma, Taranto, Sibari, Crotone, Reggio, Messina, Catania, Agrigento e Selinunte.